Buonasera a tutti, mi chiamo Gianluca Forte, vengo da un paese privo di gioie che si chiama Foiano. Un paese? Privo di gioie? Sì, che si chiama Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Ma perché il paese anni. È privo di gioie? È perché non ci sono gioie, non c'è niente in quel paese. Non c'è niente? No, è un buco. È un buco triste e spento. Non capito. È un buco triste e spento. È un buco triste e spento. Una desolazione. L'incubo di Gianluca Forte, una 19enne di Foiano della Chiana, è iniziato proprio dopo questa apparizione televisiva. Alcuni commenti indubbiamente sarcastici sul proprio paese non sono infatti andati a genio ai suoi compaesani. Alcuni di loro lo hanno infatti ricoperto di insulti e non solo, al punto che il giovane si è dovuto rivolgere ai carabinieri. Dopo l'apparizione TV hanno scritto un post in cui dovevano correre a guardare per l'appunto la puntata. Hanno iniziato con un banale tornate nel tuo paese, che d'altro canto me lo potevo aspettare. Da lì siamo arrivati poi a auguri di morte, a darmi del terrone perché io sono napoletano, precisamente di Pompei. E così via, poi hanno cominciato a ripostare ovunque, si sono messi a parlare di cose mie private. La cosa è diventata pesante. Il giorno dopo, due giorni dopo, sono andato a scuola, come ogni mattina, sono passato in panetteria a prendere la mia pizza, ho aperto la porta, il primo commento di un signore che non so chi sia, è stato ad alta voce davanti a tutti, co***ne. E da lì poi hanno proseguito fino a che, insomma, non mi hanno un po' distrutto moralmente, perché poi la violenza psicologica è bella tosta da sopportare. Contro di lui si è scatenata una vera e propria tempesta social, ma non solo. Un supplizio. È il termine giusto. Quello che più mi ha sorpreso sono stati i commenti da parte, per l'appunto, di genitori. Cioè, mi chiedo che insegnamento date ai vostri figli. Gianluca, post infamanti alla mano, adesso si è rivolto ai carabinieri di Foiano. Le accuse che gli sono state rivolte potrebbero infatti configurare il reato di diffamazione. Raggiunto il limite, non si può fare altrimenti. È l'unica arma a mia disposizione. Cercare di difendermi fin quanto mi è possibile. Cosa chiedi adesso? Cosa ti aspetti? Un po' di giustizia.